nella familiare location della Plaza de Carlos di Origio per un nuovo appuntamento di Mercato Estate Serie D ed Eccellenza. Siamo entrati ufficialmente in agosto, il mese di luglio è stato particolarmente scoppiettante, soprattutto questa settimana, in Serie D in primis, perché prende forma il Città di Varese. Una delle ultime firme è stata quella del difensore Francesco Mapelli, con lui hanno firmato anche Donato Di Sabato e Giovanni Scampini a centrocampo e l'attaccante Salvatore Lillo, che ritrova così David Sassarini in panchina. Prende forma ovviamente il Città di Varese, soprattutto nei senior, anche se appunto il DS Gianni Califano aveva detto che aveva espresso particolare preoccupazione soprattutto per trovare gli under adeguati, ma siamo sicuri che arriveranno anche quelli, anche perché gioco forza. Bisognerà giocare con 4 under in campo. Conferme invece importanti in casa caronnese, sono arrivate anche le dichiarazioni di Federico Corno a mettere a tacere, diciamo così, possibili rumors riguardanti un suo addio a Caronno. Corno rimarrà per il 13° anno in rosso-blu, sarà ancora la bandiera, sarà ancora il capitano, anche con una dedica speciale appunto ad Augusto Reina, il presidente scomparso durante l'anno e che insomma sicuramente resterà nei cuori soprattutto di un giocatore importantissimo come Federico Corno. Restano in rosso-blu anche l'attaccante Scaringella e Battistello, arrivata la conferma proprio venerdì. Colpi importanti però da parte del direttore sportivo Ferrara, che acquista Ludovico Gargiulo dal Prato centrocampista e la mezzala Michele Calì della Virtus Bergamo. Di fatto un centrocampo rivoluzionato. Ferrara promette anche un colpo in attacco per sostituire Sorrentino. Dietro in mezzo al campo arrivano i giovani Costa e Torin. Sempre punto di domanda sul Sondrio, sono giorni comunque caldi, non perché fuori fanno 35 gradi, ma in casa Sondrio ci si interroga nuovamente sul futuro. Giorni caldi perché adesso mai più sostanzialmente nella trattativa che dovrebbe portare un gruppo milanese a sostituire la presidenza Mostacchi, però insomma le parti non sono ancora particolarmente vicine, sembrerebbe esserci entrata una mediazione da parte di un imprenditore valtellinese che potrebbe far chiudere, diciamo, tutta la trattativa in positivo. Tante altre squadre invece hanno già praticamente completato la loro formazione, allora andiamo di probabili campetti anche in Serie D, cominciando da una castellanzese che si era mossa in netto anticipo tra conferme e nuovi arrivi. Sono formazioni ipotetiche visto che è il 1° di agosto e quest'anno si gioca al 27 settembre, molte squadre non hanno ancora minimamente cominciato i propri allenamenti. Di sicuro c'è che la castellanzese giocherà con un under in porta, sono arrivati due 2001, Cirenei e Brusco, verosimilmente si giocheranno loro il posto. Alushai, Concina e un giovane, verosimilmente Mandracchia, per la linea 3, ricordiamo che c'è anche Marcone come validissima alternativa all'ex Pro Patria. A centrocampo, a destra, un 2002 che probabilmente il direttore sportivo Asmini dovrà ancora individuare, Negri, Pedrocchi, Mecca, che è un 99, e Fusi. In alternativa Fusi potrebbe giocare anche mezzala, una mezzala un pochino più avanzata, e quindi trovare un altro under magari sulla fascia, appunto rifacendo giocare Marcone dietro. Davanti per il momento Kessa e Colombo, anche se anche qua si prospetta l'arrivo di un attaccante che completi definitivamente il mercato, soprattutto nei senior, staremo a vedere se arriverà nel mercato appunto di agosto. Anche Legnano praticamente è fatto, si è presentata tra l'altro la formazione Lilla proprio in settimana mercoledì sera, allora andiamo a vedere anche il Legnano di Lucio Brando, verosimilmente col Nag in porta 2000 che aveva già avuto il direttore sportivo Vito Cera a Lodi con il Fanfulla. I due esterni potrebbero essere due under, Diana 99, ricordiamo che nel Serie D il 99 è ancora under, ed De Stefano 2002. In centrali Ambrosini e Miculi 2001, per il momento Miculi è ancora un giocatore del Legnano, quindi a tutti gli effetti un titolare. Se però dovesse arrivare una richiesta importante dalla Serie C o comunque da categorie superiori, verosimilmente il Legnano dovrebbe tornare sul mercato, perché inevitabilmente ci sarebbe un buco lì in mezzo. Con Miculi centrali però di fatto la difesa è sistemata praticamente con tutti gli under, e allora ci si può sbizzarrire tra centrocampo e attacco. Di Lernia, Pellini e Ronzoni abbiamo messo, visto che sono tutti e tre volti nuovi arrivati sul mercato. Gasparri e Cocuzza sugli esterni per creare scompiglio sulle fasce. Grandi, l'uomo chiamato a fare gol, arrivato da Caravaggio in precedenza, anche un'altra grande stagione a Seregno.
Passiamo invece in eccellenza. È stata una settimana importante anche nella massima categoria regionale, firme importanti, una su tutta, Fabio Cusaro, che è il nuovo difensore centrale dell'Alcione, va a tamponare il vuoto lasciato dalla partenza di Torrisi verso Calvairate. Novità anche per quanto riguarda il club Milano, con Simone Vitali, attaccante ex Trizium, che appunto va a dare un pizzico di esperienza soprattutto nel reparto offensivo alla squadra che giocherà, o perlomeno dovrebbe giocare, a Pero. La Rodense chiude il mercato con la conferma di Bianchi, e di fatto il direttore Pasquetti ha sentenziato che non arriverà praticamente più nessuno, salvo sorprese. E poi chiudiamo con un saluto a Giuseppe Torraca, che di fatto ha lasciato il girone A e ha approdato ufficialmente al Mapello, come vi abbiamo dato proprio in settimana. Anche qui molte squadre hanno praticamente completato il mercato o comunque sono addirittura d'arrivo, allora possiamo anche qua sbizzarrirci un po' con le formazioni. Ardor Lazzate con Bozzato in porta, 2002, potrebbe essere lui la soluzione giovane. Ovviamente c'è Mirko Bizzi, non ci siamo dimenticati, si giocheranno il posto, ma Bizzi non dà la garanzia di un posto per coprire un posto da under. Difesa 3, si vocifera di un Ardor Lazzate con una difesa d'esperienza, allora Cavalcante, Belotti e uno tra Giudice e Dastoli. Attenzione però, c'è anche Sala 2000 che potrebbe dare appunto delle garanzie, soprattutto nella parte offensiva della squadra. A destra Manta, a sinistra Zirafa, arrivato dal Pavia quest'ultimo, Peverelli che dovrebbe giocare da mezzala, Bigioni, e abbiamo messo appunto Miuccio, classe 2000, anche lui dal Darfo, un centrocampista sicuramente già con esperienza, però appunto con la presenza magari di un giovane in difesa potrebbe appunto aprirsi le porte, potrebbero aprirsi le porte di Confalonieri, che ovviamente è sicuramente anche lui un potenziale titolare. Davanti per il momento Mantellini e una bella X, Ferrari visto come alternativa, perché insomma il direttore sportivo Prosepio non è un mistero che debba fare l'ultimo colpo di mercato, soprattutto là davanti in attacco. Passiamo poi a vedere il Gavirate, nella neopromossa formazione allenata da Cristian Caon, dovrebbe giocare con Teseo in porta, sicuramente due under sugli esterni, Grippo arrivato proprio venerdì, classe 2001, e un 2000 verosimilmente potrebbe essere Nianca, adesso staremo a vedere poi le scelte di Caon, comunque verosimilmente un giovane appunto anche terzino sinistro, in mezzo Broggini e Pescara, che tra l'altro è stato anche il protagonista di Professione Dilettanti. In mezzo al campo Comani e Caon, le due certezze conferme dal scorso anno, e Cappelletti, giovane classe 2002 proveniente dalla Varesina, dove è arrivato anche Leone ed è arrivato anche praticamente Grippo in prestito, quindi insomma prosegue questa collaborazione tra le due squadre. Trequartista Lercara, anche se va un po' valutato, l'anno scorso non ha quasi mai giocato, è reduce da un infortunio. Davanti la coppia delle meraviglie, Tartaglione Maraschio. Anche il settimo ha fatto tanto, ha cambiato tanto, tra i pali cioè, potrebbe esserci Angeleri, sicuramente non c'è un giovane, Angeleri o Colombo 97 o 99, come esterno destro abbiamo ipotizzato De Lucia, De Dionigi è il colpo di mercato in difesa, Santoli potrebbe essere l'altra soluzione appunto a fianco di De Dionigi, e Di Biase classe 2001. A centrocampo De Grandi è il capitano confermatissimo, Pacchieni classe 2002 sarà lui verosimilmente il più giovane in campo, in alternativa Spaggiari in difesa, Braga o Battaglia a giocarsi un posto sempre in mediana classe 2000 entrambi. E l'attacco verosimilmente a 3, la Raia largo a sinistra, Gentile e Anelli, uno dei due a giocare più vicino alla porta, l'altro un pochino più a sacrificarsi, a meno che la Raia non possa giocare magari dietro le punte, allora Anelli e Gentile potrebbero fare una doppia soluzione vicino alla porta. Detto del settimo, passiamo alla Vergiatese, anche qua è estremamente lunga quest'anno la formazione granata allenata da Paolo Tomasoni, si è scatenato sia il direttore sportivo Cuscunati che il direttore generale Tosca, Russo in porta proveniente dalla Casatese, davanti Lo Russo e De Angelis, i due centrali comunque d'esperienza, De Angelis classe 99. A destra Crispo 2002, probabilmente si interverrà ancora per inserire, per rimpolpare un po' i più giovani in campo. A sinistra Ghilardi, una garanzia classe 2001, che ha già affrontato, vinto il campionato di eccellenza con la Castellanzese, e l'anno scorso ha giocato in Serie D proprio con i neroverdi. A centrocampo Rovrena verosimilmente il metronomo, con Morello classe 2000 e Azà come due mezzali. Ricordiamoci però che c'è un certo Vitulli, e allora potrebbe giocare o al posto di Azà oppure magari con Azà metronomo davanti alla difesa e Vitulli mezzala. Davanti anche qua probabilmente quattro giocatori per tre posti oltre ai giovani, perché Francese è il centravanti arrivato dal Sant'Angelo. A sinistra Becerri, dopo il campionato dello scorso anno è rimasto per consacrarsi definitivamente anche in eccellenza, e allora a questo punto ballottaggio Pedernana Caccia.
anche se poi Caccia potrebbe giocare anche da centravanti contendendo un po' il posto a Francese, l'ex Varesina. Ritorniamo invece alla Vogherese, che avevamo già accennato soltanto a voce in un precedente appuntamento. De Toni ovviamente il capitano in porta, in mezzo davanti alla difesa Tomassone, Becchi e Fasoli, 3 per 2 maglie, Ricciaputi a sinistra, titolare inamovibile visto il campionato praticamente spettacolare dello scorso anno, a destra un under, probabilmente Montalbano, classe 2001, Cavaliere, Calviello che arriva dall'Arto Lazzate e Corti, classe 2002, in mezzo al campo, davanti Milazzo, chiamato a fare gol per tenere in alto la Vogherese del presidente Oreste Cavaliere, a destra sui lati Buscaglia, a sinistra Schingo, classe 2001, ma attenzione anche alla presenza di Annoni che potrebbe portare magari a una Vogherese col 4-3-1-2 con appunto il Talentino X settimo classe 2000 che potrebbe giocare dietro le punte. Siamo arrivati in chiusura, d'altronde le formazioni implicano un pochino di tempo, ma vi abbiamo raccontato un pochino tutta l'eccellenza, torneremo anche settimana prossima con altre formazioni, magari altre squadre avranno completato un pochino il loro 11 potenziale. Io ringrazio ancora la Plaza De Carlos per l'ospitalità, a Origio ovviamente il bar, il main bar di Origio, e io vi do appuntamento per settimana prossima un'altra puntata di Mercato Estate.